Niente, io volevo spiegarvi perché sono venuta per l'ennesima volta, intanto per ringraziare tutti i finalesi, i masesi, la gente Buonasera a tutti quanti, grazie di avermi accolto 20 anni dopo per la prima volta qua nella vostra città. Io sono una di quelle mamme accusate, assolta, e quando sono rimasta incinta di Giada, c'è stato il provvedimento immediato di toglierla. Queste persone hanno vissuto in un paese che ha avuto paura perché qui si era diffusa la psicosi. All'inizio dei pedofili, ma poi dopo dei servizi sociali e dei tribunali dei minori, e quindi è un paese che ha attraversato tanta sofferenza, ma che ha saputo poi riprendersi, accogliere le famiglie che avevano subito questa ingiustizia, e che ha risposto in maniera molto forte, perché era un paese che si era dimenticato di questa tragedia. I figli non sapevano nulla perché i genitori non ne parlavano, perché era un tabù nelle case, perché i genitori avevano paura che venissero a portarglieli via e quindi non se ne parlava. Una sorta di caccia alle streghe, una sorta di dolore, perché è stata una cosa che è difficile da parlarne, difficile da conviverci, difficile sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista giudiziario, lei è stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio. Sì, però io, come mi sono proclamato ancora quando ero in fase di dibattimento, durante e dopo, e ancora oggi continuo a dichiararmi innocente. Alla luce della sua innocenza, lei è riuscito a vedere suo figlio anche dopo questa sorta di riabilitazione che c'è stata e questa chiarificazione della realtà che è avvenuta anche grazie all'inchiesta Veleno? No, ancora io ho la possibilità di poter vedere i figli. No, spero che questa cosa nel tempo possa esserci e anche avere un incontro, anche semplicemente per parlarsi e potergli rispondere a tutte le domande eventualmente che loro giustamente vorrebbero farmi o che vorrebbero sapere di che cosa è successo realmente. Mio padre era quello che registrava con la telecamera i bimbi che erano nel cimitero e lei era quella che, lei, suo marito, che tagliava la testa ai bambini e il sangue dei bimbi lo facevano, il sangue che prendevano lo facevano bere. Gli assistenti sociali ci riempivano la testa a dire, noi figli, dovevano dire vicino a loro, no, papà ha fatto il male alla tua sorella. Volevano per forza che noi dicevamo sì, papà ci tratta male. Niente, quando giorno per giorno andavamo sempre su dagli assistenti sociali a chiedere come mai sta bimba non veniva a casa, hanno cominciato a dire tante bugie. L'altro giorno, perché adesso lui è a Modena, perché ha fatto delle cure in ospedale, sta facendo delle cure in ospedale, ma non gli hanno dato più speranze perché il cervello è andato, non cammina più. Fine oggi lui chiede, balbettando, che vuole vedere sua figlia. Noi non eravamo indagati, però continuavano a urlarci finché non dite quel che dicono i vostri figli, non li vedrete mai più. Ah, il paese di Pol Pot.
il paese di Pol Pot, perché io ho risentito questo movimento in cui ti dice: io sono lo Stato, io sono padrone di tuo figlio, io comando tuo figlio, io ne faccio quello che voglio, costi quello che costi.